Più della metà del patrimonio edilizio italiano è costituito da edifici in cemento armato. Questi edifici, per la scarsa durabilità di questo materiale che si credeva eterno, hanno bisogno di una costante manutenzione nel tempo. Il requisito indispensabile per portare a termine una manutenzione efficace ed adeguata è l'accurata conoscenza del manufatto che vogliamo manutenere. Negli ultimi 10 anni il BIM è stato lo strumento principe per la raccolta e l'archiviazione e l'aggiornamento delle informazioni. Il BIM però nasce per le nuove costruzioni, quindi cosa succede quando ci troviamo ad avere a che fare invece con un manufatto storico? In questo caso si parla di Heritage BIM, ovvero un processo di virtualizzazione inversa che passa dal manufatto esistente al suo gemello virtuale. Per fare questo abbiamo bisogno di un'accurata fase di rilievo che può essere condotta in sito con strumenti tradizionali oppure con magari strumenti maggiormente all'avanguardia, per esempio una nuvola di punti derivante da un'analisi a laser scan. Tuttavia esistono delle incertezze in questa fase di virtualizzazione dell'edificio reale, nella quale appunto si passa dal reale al virtuale. Queste incertezze sono legate sia alla fase di indagine, poiché non siamo sempre in grado di condurre delle indagini su tutti i componenti edilizi. Pensiamo per esempio alla stratigrafia di una parete o di un solaio, che per essere indagata con una maggiore accuratezza ha bisogno per esempio di strumentazioni complicate, di strumentazioni complesse, quali possono essere per esempio strumenti basati sulla resistenza elettrica, sull'impedenza elettrica o sull'utilizzo di ultrasuoni e onde radar. Laddove questi strumenti non fossero disponibili, bisogna appunto lasciare all'interpretazione del progettista e alla sua sensibilità il compito di rendere al meglio il manufatto esistente quando esso appunto viene virtualizzato all'interno del modello HBIM. L'HBIM si configura quindi come uno strumento molto utile per l'archiviazione e l'aggiornamento delle informazioni al fine di una corretta manutenzione, e questo strumento è tanto più utilizzabile quanto più il livello di accuratezza della fase di indagine e restituzione è elevato.